le indicazioni di nonno Nino. Alla lettera e dopo la radura, se era in contratto in quel bosco davvero buio, non si capiva nemmeno che alberi fossero quelle facci. Non si vedeva niente. Abituati all'oscurità, le cose andavano meglio. Arturo aveva con sé un torcia e la accese, ma quei rumori e quel strano brontolio che gli era sbarrato di sentire gliela fecero venire subito. Mi attacco lì. Affamato? Ma che razza di animale poteva essere lupi? Non se ne avvistavano da anni, forse una volpe, magari una papà, questa e questa. Devo leggere solo queste due perché qui non c'è una cosa da leggere. Vai. Yeah! Anche se lo dite qua. Non perde tempo, leggi.